Nel nostro viaggio alla scoperta dei borghi del Molise siamo a Ripalimosani. Siamo a Ripalimosani e siamo in un borgo che è a pochissimi chilometri da Campobasso. Somma più anime, somma più ruoli. C'è quello attuale di una parte importante del motore economico con la zona industriale, commerciale, ma c'è anche quello storico che racconta di tempi che furono indietro nei secoli. È un territorio molto ampio che quindi parla di tratturi, parla di feudi, parla di storie anche di tante persone, di tanti personaggi, di tanti uomini di cultura. Poi in mezzo c'è un collante che è fatto di giovani, giovani che rappresentano ancora con entusiasmo una storia, un orgoglio di appartenenza ripese e tante persone di esperienza invece che ci hanno raccontato e che ci racconteranno insieme in questo viaggio quello che è accaduto, quello che accade, scene di vita vissuta, cose scritte, cose raccontate, cose recitate, cose suonate, insomma. Restate con noi perché da Ripalimosani, quindi praticamente siamo attaccati a Campobasso, vogliamo raccontarvi una storia molto bella. E questa storia la cominciamo proprio salutando il padrone di casa, quindi il sindaco, Marco Giampaolo, che è qui con noi, anche lui giovane. Sicuramente diciamo grazie per averci accolto in questo borgo splendido che insieme a voi, insieme alla popolazione, stiamo conoscendo. Che cosa possiamo dire di Ripalimosani a chi non lo conosce, a chi volesse appassionarsi a conoscerlo? Ripalimosani, come molti altri paesi del Molise, è ricco di storia. È ricco di storia e anche di possibilità, diciamo, attrattive per chi vuole venire in Molise. E nel caso di Ripalimosani abbiamo, a parte questo centro storico che come amministrazione stiamo cercando piano piano di mettere in sicurezza, perché ovviamente il nostro compito è, con le nostre poche risorse, diciamo, è quello di metterlo in sicurezza piano piano, non certo tutto insieme, perché ovviamente è abbastanza grande, quindi non è semplice. Ma abbiamo anche il convento dell'anno 1000, abbiamo la chiesetta dei Guerciglioli, il tratturo, reliquie all'interno del convento, come per esempio anche la Sacra Sindone. Abbiamo un percorso naturalistico pure nelle colline di Ripa, dove sono nate anche delle aziende vinicole, delle aziende, diciamo, in ambito agricolo. Cioè, ogni forma, diciamo, di turismo rurale che si può immaginare a Ripa si può fare, come anche una caratteristica di quelle che sono i borghi del nostro amato Molise. Un turismo rurale che quindi, diciamo, dà una nuova dimensione. Stiamo in questo momento registrando alle 10 del mattino di una calda giornata di fine estate e praticamente, come sentite, c'è una pace assoluta, anche se diciamo, scavalcando tra virgolette il muro o comunque questa cinta di abitazioni storiche. Poi invece c'è la strada di comunicazione, il raccordo in gotte che porta a Campobasso, c'è comunque, come dicevo, una zona commerciale e industriale molto, molto animata, molto laboriosa, però qui è come se fosse una sorta di luogo protetto. Di oasi, dove, diciamo, la storia in parte si è fermata, ma in parte continua a essere pulsante. Parliamo proprio di questo, diciamo, Ripa è sicuramente bella da vedere, ma anche bella da vivere, sindaco. Sì, è bella da vivere perché, come ci hanno testimoniato anche diverse persone che vengono da fuori Ripa, o perché originarie di Ripa o perché semplicemente hanno conosciuto Ripa, si sono trasferite qui. E sono trasferite qui dalle grandi città o comunque da città più grandi o da altre regioni, proprio per la pace, insomma, che uno può trovare in un paese come questo. E pace che non vuol dire isolamento, questo è ben chiaro, perché ovviamente, come dicevi tu prima,
ci troviamo a pochi passi da Campobasso, quindi a parte che c'è una zona artigianale commerciale qui sopra, in territorio di Ripa, ma poi ci troviamo qualsiasi servizio, ospedali, centri commerciali e quant'altro, veramente a pochissimi chilometri da Ripa, e quindi servita, e al tempo stesso si trova anche come posizione anche strategica, perché è come se fosse al centro, diciamo, del Molise. In qualsiasi parte vuoi andare, o dal lato di Napoli o di Roma o di Termoli, comunque ti trovi centrale per raggiungere qualsiasi meta, e ovviamente rispetto al Molise, rispetto ad altri paesi del Molise. E ovviamente noi cerchiamo di accogliere queste persone che vengono, anche grazie a una struttura comunale che prontamente risponde a quelle che sono le pratiche quotidiane del cittadino, e cosa che è stata valorizzata e anche sottolineata da chi appunto è venuto qui, che ha un contatto diretto con l'amministrazione e con la possibilità appunto di trovare soluzioni a problemi in tempi abbastanza rapidi, economie permettendo ovviamente. Parliamo di quello che accade durante l'anno, perché appunto dicevamo prima, lasciandoci, è un paese, una cittadina che promette e poi mantiene, nel senso che non è soltanto appunto bella da vedere, ma è bella da vivere, è bella anche per una sorta di calendario, perché partendo diciamo da inizio anno c'è l'appuntamento con la mascherata a carnevale, e poi dopo ci sono gli appuntamenti estivi, poi dopo c'è il Palio del Guerciglione storico, e poi ancora i mercatini di Natale. Insomma, avrò sicuramente dimenticato molte cose, ma ce ne sono tante. Sì, per fortuna abbiamo un'attività associativa molto intensa qui a Ripa, ci sono molte associazioni, e ringrazio anche la Proloco che si è costituita da poco, che ci dà una grossa mano nell'organizzare questi eventi. Praticamente noi partiamo da febbraio all'incirca, e quindi dall'ultimo sabato di carnevale o domenica, a seconda di quello che scelgono i ragazzi, per fare la mascherata, che è una grande tradizione a cui il popolo ripese è legato, e che sono degli sketch che si fanno lungo il paese in dialetto ripese, e ovviamente con temi seri a volte, ma detti in modo comico o comunque divertente. Ovviamente poi c'è il periodo primaverile, che è un po' più calmo, per poi riprendere a fine giugno, inizio luglio, che inizia praticamente il percorso che ci porterà alla Corsa dei Cavalli, quindi con la processione si va a prendere la Madonna della Neve in località Guerciglione, e poi c'è tutto il calendario estivo, sempre molto ricco a Ripa, concentrato in particolar modo sul teatro, perché Ripa ha una forte vocazione teatrale. E poi ovviamente ci sono alcuni appuntamenti anche in autunno con le castagne, quindi che richiamano, diciamo, quelli che sono i prodotti autunnali, e ovviamente poi terminiamo con i mercatini di Natale. Quindi diciamo un paese molto vivo anche da questo punto di vista. Ricordiamoci anche un anfiteatro dove vengono appunto rappresentate queste opere teatrali. Un luogo, diciamo, cruciale per queste iniziative è ovviamente il teatro comunale che abbiamo a ridosso della piazza, costruito una trentina d'anni fa, credo, più o meno all'incirca, e veramente che ha anche un'ottima acustica, e ovviamente non lo sostengo io, ma le persone, gli artisti tecnici che si sono susseguiti al teatro sono rimasti veramente affascinati dall'acustica e dal fatto che un piccolo paese, perché alla fine noi siamo un piccolo borgo, un piccolo paese, abbia insomma una struttura simile per poter fare teatro. Ecco, c'è sicuramente tanto da poter dire su questo paese, ma io prima di salutare il sindaco magari volevo anche così trovare non soltanto, diciamo, l'aspetto istituzionale, se vogliamo, ma anche l'aspetto più affettivo, più umano, un ricordo, un frammento, un qualcosa che possa raccontare appunto un'esperienza di Marco Giampaolo, non sindaco, ma magari bambino, ragazzo, giovane attivista, diciamo, culturale. Che cosa possiamo consegnare come cartolina, come frammento dell'aver vissuto Ripa in questi anni? Allora, il Marco Giampaolo, diciamo, extra sindaco, quindi cittadino come tutti gli altri,
legato a tre luoghi in particolare. Uno è questo centro storico dove da piccoli corravamo, dico la verità, suonavamo pure i campanelli e scappavamo, cioè nel senso facevamo tutte quelle piccole marachelle che erano diciamo noi bambini e vivavamo questo centro storico, era molto più frequentato rispetto ovviamente ad oggi. Un secondo luogo è il convento, dove passavamo tutti i pomeriggi a giocare a pallone, a stare lì al giardino, a aiutare i frati missionari che stavano lì e quindi aiutarli a portare avanti le attività di catechismo e non solo, di vita quotidiana all'interno del convento. E l'esperienza poi ovviamente è legata anche al Palio delle Guerciagliole che aspettavamo con ansia. Già il 13 agosto, aspettavamo il 12 agosto dell'anno successivo. Come capita sempre. come capita sempre. E aspettavamo di fare il picnic, aspettavamo di provare l'adrenalina che il tifoso della Contra dà nell'ultima batteria, quella finale, dove si decreta il vincitore, la Contra vincitrice. Quindi insomma, questi sono i tre luoghi e ricordi che più stanno a cuore al Marco Giampaolo cittadino. Perché venire a Ripa Limosani, sindaco? Venire a Ripa Limosani per essere accolti con amore e cordialità e con le strutture ricettive che abbiamo e con le persone soprattutto che abbiamo, verso il turista accolto e coccolato con i servizi che possiamo offrire e ovviamente con le bellezze che Ripa può offrire a chiunque viene.